casa bella. Affinché sia eliminata la grossa disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori che a volte svolgono
che una delegazione ristretta di lavoratori di questo comune guidata dai sindacati sia ricevuta dalle organizzazioni dall'onorevole ministro al fine di sollecitare un definitivo provvedimento legislativo che ha ricevuto a partire dal maggio 2016. Al governo della regione siciliana e ai gruppi parlamentari dell'ANSI esprime la medesima volontà con una apposita legge volta a inviare il gruppo parlamentare del Parlamento del Senato, perché l'Assemblea invia al Senato le proprie leggi voto, durante il Parlamento, l'onorevole Gianni Michele, ministro del Lavoro, nonché di anticipare, sotto forma di una tanto, le provvidenze della futura legge del lavoratore regionale siciliano del maggio 1986. Io propongo, se vi è la esigenza, di aprire un dibattito o se i gruppi che sono stati contattati sono d'accordo per l'impostazione di questo documento, ti porto ai voti e passare all'ordine del giorno, ai punti dell'ordine del giorno. Prego. Sull'ordine del giorno? No, io gradirei che si chiudesse con questa vicenda l'ordine del giorno e poi passiamo alla... Va bene? Allora possiamo porre ai voti per l'ordine del giorno così come è stato illustrato? Della cultura e dell'insegnamento,
nel rispetto dei principi di autonomia e di pluralismo del corpo sociale. Mossi da questi principi fondamentali, noi consiglieri della DC, quindi non possiamo non deplorare l'atteggiamento assunto dei consiglieri del Partito Comunista nei confronti del Partito Repubblicano e nella persona in specie del consigliere Cadetto, atteggiamento che offende il Consiglio tutto per il disprezzo che si ripercuote a livello delle istituzioni democratiche. Nello stesso tempo l'ADC non può rimproverare al Partito Repubblicano il fatto di non aver reagito adeguatamente agli insulti e alle presenze di cui è stato oggetto, facendo sospettare di essere avvalicato fortemente alla controllo comune, imponendosi deliberatamente il silenzio minimizzando l'accaduto. Il Partito Repubblicano avrebbe dovuto, se fosse, e noi crediamo che così sia, una forza politica seria, chiedere immediatamente le scuse del Partito Comunista, perché è stato l'intero Partito Repubblicano ad essere offeso. E se è vero il fatto che il Cadetto fa parte del gruppo repubblicano, offendendo un rappresentante del Partito Repubblicano, si offende l'intero partito. Ci domandiamo se i comunisti hanno esercitato una critica così severa al gruppo repubblicano, perché continuano a collaborare con i repubblicani e viceversa. Qui siamo allo specchio della città e non c'è dubbio che parecchi interrogativi si pongono i cittadini e a ciò dobbiamo rispondere di quello che si è fatto. Qual è il collante che tiene unite forze che si disprezzano? Gli atteggiamenti assunti da questi due partiti devono richiamare i consiglieri comunali. Mi ripeto perché c'è stato un po' di rumore. Gli atteggiamenti assunti da questi due partiti devono richiamare, dicevo, i consiglieri comunali a svolgere un'attività più vigile, indirizzata al rispetto della salvaguardia dei principi istituzionali e democratici. Affermiamo con convinzione che l'opera svolta da ogni consigliere comunale, in qualsiasi direzione essa sia rivolta, è da considerarsi sempre insostituibile funzione per la partecipazione all'attività comunale. A garanzia dei principi democratici e civili, e sottolineo civili, che devono essere sempre mantenuti in un civico contesto qual è il Consiglio Comunale. La Democrazia Cristiana contrasta ogni spinta disgregatrice atta a stravolgere le regole istituzionali e la civile convivenza, e nello stesso tempo ogni forma di prevaricazione diretta ad attaccare questi principi fondamentali, che assicurano la partecipazione, l'approfondimento del pensiero, il vivere democratico e la garanzia di ogni individuo a poter formulare e mettere in atto le proprie scelte con serenità e secondo coscienza. Con tutto ciò, senza andare nel merito delle scelte di ognuno e delle posizioni di ogni consigliere comunale. La ringrazio, per signor Presidente, signori consiglieri, ritengo doveroso intervenire a difesa dell'amico, a difesa dell'uomo politico e a difesa del partito stesso. È intollerabile che, ammantandosi di un'autorità politica che spesso diviene sguaitaggine e meschinità, vi sia in questa aula qualcuno che crede in tal modo di curare complessi e mania di grandezza. È intollerabile se si pensa a quali grandi uomini politici qualificano e qualificano il Partito Repubblicano Italiano, da Mazzini alla Malta a Spadolini, che questi nuovi funamboli della politica mangiano accuse così infamanti che fanno di loro più a se stessi che agli altri.
Evidentemente il Partito Comunista Italiano a Lentini non sa incassare con dignità. Dico a Lentini, dato che in altra sede si risponde in occasione di analoghe circostanze, con maggiore contegno e signorilità. Ma nel nostro comune il PC è certamente divenuto partito popolare e non si fa di bene di poco, tanto che affida le proprie rimostranze a gente poco qualificata, che è del tutto inconsapevole di quello che voglia significare dibattito politico. A gente che non ha il coraggio delle proprie azioni, tanto che si affretta a negare la realtà del gesto quale quello di lanciare monetine che tutti hanno avuto modo di vedere, giornalisti, consiglieri e pubblico presente, a gente che nel limite della pressione verbale si contraddice più volte. Qualcuno infatti più volte, sbandierando uno sprezzante rifiuto, perdendo perfetto non perdiamo niente, piangeva poi sui voti che, perdendo perfetto perdeva, piangeva sulla garanzia di una maggioranza che, perdendo perfetto perdeva. Ha voluto quel qualcuno infamare volutamente la dignità dell'uomo, andando al di là del consentito, attaccandolo nella sua moralità e nella sua onestà. A costui rivolgo, citando la ripeta ancora una volta, le sue infamanti accuse. Se gli è rimasto ancora quel tanto di audacia, e io lo contenta. Ma prima di mettere la parola fine alla incresciosa vicenda, non sollevando ulteriori ricordi che potrebbero farci scadere nel facile pettegolezzo, vorrei sottolineare il nostro rammarico per la maniera a dir poco anomala con cui il Presidente ha condotto il dibattito, trascurando le norme vigenti a tal proposito e non impedendo che la sceneggiata comunista procedesse nella più totale indignazione delle altre forze politiche. Vorrei dire e concludere aggiungendo poche significative parole che confermino ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la nostra piena disponibilità, la nostra solidarietà, la nostra stima nei confronti dell'amico Casetto, il quale, contrariamente a quanto crede qualcuno, con il suo altro ha dato una grande prova di coraggio e di coerenza e di decisione, ha infatti sfidato la furiosa arroganza di chi voleva schiacciarlo ed ha dimostrato che un uomo può chiamarsi tale quando sa, in ogni occasione e in ogni circostanza, guardando a testa alta i suoi simili, portare avanti in primo luogo i suoi ideali del sacro e pieno rispetto della dignità umana, che non vale in ogni caso chi li metta mai. In nome di questa dignità, per la quale si può anche morire, in nome di quella dignità, da noi consiglieri rappresentanti di un partito estremamente dignitoso per gli uomini, gli studiosi, le personalità che lo hanno letto, uno dei più autorevoli dell'area laica, questa sera io chiedo formalmente, consapevolmente, del continuo relazionale del Partito Comunista che promette e difficilmente mantiene, e con la stessa energia adoperata per alzare la mano che ha offeso, si porga per chiedere immediatamente e formare scuse ai consiglieri e al partito. Se di dignità ancora si può parlare in questa sede consigliare. Grazie. Su questo argomento io credo che preferirei chiudere lo consigliere Paco, se lei non chiede. No, sulla parola, capisco che deve intervenire per fatto personale. Io la prego. Prego. Il Consiglio passato
quello che spiegavo. Era un'offesa fatta a un consigliere che ancora quasi non era al Partito Repubblicano. Ma la festa di questa sera è il Partito Repubblicano, il consigliere non è il Partito Repubblicano. Personale il consigliere reale, queste sono offese che nel Partito Comunista ci sono i lavoratori. Nel Partito Comunista, siccome questo consigliere reale ha scovuto una liccia, facendo offesa a questo Partito Comunista, queste sono offese, signore consigliere della Democrazia Cristiana. Io sono consigliere di poca scuola, sono nel Partito Comunista, sono un comunista, e il Partito Comunista a livello di consigliere, a livello di regionale, a livello nazionale ci sono anche i lavoratori. Non è un partito che ci sono soltanto gli sfruttatori. È un partito formato della classe operaia. E quando sbaglia un operaio, non sbaglia preparato come preparato questa sera. Se il consigliere reale aveva di fare questa offesa, dopo 8 giorni la poteva fare la stessa sera. Ecco quando io dico che nel Partito Comunista non ce ne fanno offesa. Io ho fatto l'offesa soltanto a Casetto, al consigliere Casetto. L'offesa l'ho fatto democratica. Non me l'ha fatto dicendo che stasera il consigliere di Papa, il consigliere l'altro consigliere, quasi un partito comunista mette la gente ignorante. Stasera voglio dire così. Questi signor consigliere Martiniano, questi sono gli affetti, questi sono gli intellettuali. Io voglio fare questo piccolo suo. Questo articolo scopo che sono comunista e sicuro non volevo dare questo cargo al consigliere Casetto, tu si rileva, erano tutti tedeschi, la classe operaia non metterà mai. La scorsa seduta del Consiglio Comunale e la situazione non era presente, ma abbiamo, come si suol dire, toccato il punto. L'onorabilità del consigliere comunale è stata calpestata. Alcuni consiglieri del suo gruppo, signor sindaco, hanno osato calpestare nel nome del consigliere Casetto le istituzioni. Io ho detto a dirlo e a dichiararlo pubblicamente nel mio intervento. Ma la cosa, signor sindaco, se non è messa, io sospendo e vi do. Se non è messa, se vuole che io sapete intanto un po' di attenzione considerata la delicatezza e anche la gravità. Dicevo che non è stata calpestata l'istituzione, e non è ancora una volta perché ella non era presente, se non sarebbe rimasta disgustata come lo sono rimasto io. Ma quello che mi stupisce maggiormente è che al mio intervento non sono seguiti gli interventi degli altri partiti politici, né tampoco l'intervento del capogruppo del Partito Repubblicano è stato efficace. È stato soltanto, come dire, cambiamoci un pochino, signor consigliere, non spingiamo la cosa. Io veramente, nei panni e del Casetto e dello stesso gruppo repubblicano, avrei tolto quella sera la fiducia alla Federazione Democratica. Tale è stata, a mio avviso, la gravità del fatto. Ma quello che ancora mi stupisce, dicevo, è
pericolosa specie di quest'anno in cui dai banchi del suo partito venivano lanciate una manciata di monete da 50 e da 100 lire. E fece ancora dopo, quando dal pubblico, ancora un'altra manciata di monete in segno di disprezzo. Ma non era quello il disprezzo del consigliere Casetto, era il sindaco disprezzo delle istituzioni. E nella mano ancora il presidente della seduta, signor vice sindaco, non è valutare i comuni provvedimenti, o sospendendo la seduta, o come io debba sollecitare l'applicazione integrale dell'articolo 28 del regolamento dell'interno del consesso, che stabilisce che quando avvengono siti di tasse, il presidente avrebbe dovuto, se non altro anche naturalmente, sospendere la seduta. E poi, oltre alla sospensione, è prevista ancora anche la nomina di una commissione, signor presidente. Se lei poi era sfuggito questo particolare, finalmente si trovava a presiedere la seduta, credevo che anche la presidenza avrebbe potuto avvalersi di questo suggerimento. Un suggerimento che quantomeno avrebbe fatto e avrebbe dato chiarezza. Poc'anzi negli interventi dei miei colleghi si è sentito, è chiaro, il risentimento da parte del partito repubblicano, il risentimento che dentro che doveva accadere già la volta scorsa e non avrebbe saputo approfittare. La gente è chiaro fuori e il partito dentro li ha richiamati, come sono stati richiamati anche i consiglieri di altri partiti che hanno il dispetto non è stato per il consigliere, è stato per il consiglio comunale. Signor sindaco, io perché non ho voluto essere, non voglio essere pesante, non voglio portare termini che non si attivano al consigliere comunale, però io ripeto il discorso dell'articolo 28 del regolamento e leggendosi lei il verbale della seduta precedente, la invito formalmente a prendere atto del contenuto dell'articolo 28. Poi, se ancora nel corso della serata avremo interventi, non sappiamo ancora l'evolversi della situazione, se positiva o negativa, in merito poi alla posizione che assumerò e nella mia dichiarazione di voto finale, se ci sarà qualcosa, chiederò ulteriori decisioni e chiederò ulteriormente la parola. Grazie. Ci sono altri interventi sull'argomento? Non mi pare che ci siano altri. Fare la loro battuta, la loro considerazione, e
io posso avanti, cammino. Quindi anche qui questa sera, in articolo 28, ma l'articolo 28, caro consigliere Sciurri, dice espressamente, coloro del posto di uno della costruzione, un consigliere sia accusato di fatti che vedono la sua libertà, può chiedere, chiedo scusa, consigliere, consigliere Sciurri, la prego, di avere la pazienza di ascoltare, come io ho avuto la pazienza di ascoltare lei, e credo che lei, che tanto vuole il rispetto dell'istituzione, e credo che il rispetto dell'istituzione lo vogliamo tutto, lo vogliamo, io vorrei di ascoltare quello che c'è scritto nell'articolo 28, c'è scritto qui, quindi non è che la faccenda. Poi le interpretazioni che ognuno di noi vogliamo fare, se sono state offese l'istituzione o meno, ci sarebbe una parte di discussione molto, per quanto le istituzioni vengono offese o meno, non è che con i nostri atti, e che all'interno o esterno al Consiglio Comunale, l'istituzione, noi che li rappresentiamo all'esterno, dobbiamo tutelare sempre, in qualsiasi, non solo qui all'interno del Consiglio, ma anche fuori, in qualsiasi momento della nostra vita quotidiana. Noi che rappresentiamo il popolo dell'Intesa, noi che rappresentiamo l'istituzione. Comunque io dico questo, cioè qui c'è scritto che redono la sua collaborazione, può chiedere al Presidente, quindi è direttamente alla persona che eventualmente nelle motivazioni che vengono addotte venga resa la sua onorabilità, è lui che personalmente deve ravvisare in quella discussione, nelle argomentazioni che sono state poste, offesa la sua onorabilità, e deve essere lui a chiedere personalmente che il Presidente intervenga, che il Presidente eventualmente nomini una commissione per vedere se queste parti ci sono appunto o meno. Quindi questo è quello lei che tanto ci tiene al rispetto dei regolamenti e al rispetto delle norme, questa è la norma, caro consigliere Scurri, caro consigliere Scurri. Quindi lei che tiene al rispetto delle norme, allora è inutile che qui ora vogliamo fare una speculazione politica a questo ragionamento. Qui è chiaro che è abbastanza chiaro. Quindi nessuno di noi, insomma, nessuno dei calci consiglieri, possiamo renderci offeso o meno, ma nessuno dei calci consiglieri è tenuto a chiedere, può chiedere la norma del regolamento, perché cari consiglieri, la democrazia, che tanto noi sbandieriamo ai 4 venti, il filosofo proprio, che fino ad oggi, poco contrario, oggi tutti parliamo e diciamo che è uno dei massimi rappresentanti di questa nostra democrazia, ha giustamente detto che la democrazia si basa su delle regole, su delle norme, che ogni consesso si dà e che tutti devono rispettare. Però devono essere rispettate queste norme e queste regole. Non è che queste norme e queste regole possono essere come raggiungere, stilate e montate quando lo vogliamo noi, se effettivamente diciamo di essere democratici. Perché purtroppo questa nostra democrazia, che è democrazia, la democrazia, se effettivamente fosse applicata nel vero senso della parola, sarebbe molto più rigida di quanto non lo siamo noi oggi. Di quanto non lo siamo, sarebbe molto, ma molto più rigida nei comportamenti di tutti quanti noi. Quindi questo dice il regolamento, e questo è quanto noi dobbiamo rispettare. Quindi qui non è un presidente o meno, insomma, continuamente fare questo discorso, perché il presidente non ha saputo intervenire o meno, o condurre avanti la seduta o meno. Queste cose è chiaro il regolamento. Come è chiaro l'altro fatto, ci tengo a dirlo, che se che il Partito Comunista nel modo più assoluto non ha minimamente voluto offendere, non ha offeso in tutti gli interventi che sono stati fatti, compreso l'intervento del consigliere di fatto dell'altra sera, offeso il Partito Comunista nel modo più assoluto, cosa che invece questa sera qui è stata fatta nei confronti del Partito Comunista. E allora che cosa insomma si dovrebbe dire? Perché qui è piatto ancora questa discussione, se lo vogliamo vedere. Signor Presidente, signori consiglieri,
appello fatto dal consigliere Sciuto sull'articolo 28 del regolamento del Consiglio Comunale, giustamente rinduzzato dall'osservazione dell'assessore Concari, non esime però il comportamento e lo scioglimento del linguaggio in seno a civico consenso da parte di alcun consigliere comunale, in quanto l'articolo 33 per fatti di turbativa può e consente al presidente della riunione di interdire la parola a chi trascende dal linguaggio usato in consiglio comunale. Questa era solo una precisazione. Per quanto riguarda invece le scuse, la richiesta di scuse al Partito Comunista chiesta dal consigliere Reale, mi pare che ci sia una contraddizione tra quanto detto stasera dal consigliere Reale e quanto scritto in un pubblico manifesto dal comitato direttivo del Partito Repubblicano Italiano, che è stato affisso in tutte le due velocità e tutti sono a conoscenza del suo contenuto. Il comitato direttivo del Partito Repubblicano, arrivato a un certo punto, dice questo: ritenuto che tali fatti sono lesivi della dignità politica del Partito Repubblicano Italiano. Quindi anche il comitato direttivo del Partito Repubblicano Italiano si è sentito leso nella propria dignità politica. Dignità politica che è stata acclarata dai fatti verificatisi la seduta scorsa, dove questi fatti lesivi della dignità politica sono stati oggetto di critiche anche da parte dei consiglieri dell'opposizione, come per esempio il gesto di lanciare le monete in mezzo alla sala consigliare significava non solo disprezzo per il consigliere e per il Partito Repubblicano, ma significava anche qualcosa di ben diverso, perché qui sono state proferite delle affermazioni in cui si facevano chiaramente intendere che con quel passaggio sono state proferite. Si faceva chiaramente intendere che col passaggio del consigliere al Partito Repubblicano chissà quali vantaggi economici erano derivati mediante anche l'acquisto di una nuova macchina. Insomma, erano delle cose assurde veramente che rasentano il codice penale. Sono gli interessati potranno trovarsi nelle sedi opportune, in questo modo, come per esempio si sospettavano tangenti in favore di per una cooperativa che non anche in una cooperativa su cui lo stesso Casetto fa parte come sindaco. Insomma, erano delle cose che facevano letteralmente rabbrividire. Chiede di riconoscere completamente il consigliere Renato Casetto quale componente del gruppo consigliere Repubblicano. Signor Vieri, qui ci sono due voci contrastanti. Il consigliere Casetto e il Partito Repubblicano te lo devo riconoscere innanzitutto. E nel documento ufficiale del partito non esiste una richiesta di scuse al partito, cioè da parte del Partito Comunista. Stasera il consigliere Reale parla di scuse, una pretesa di scuse da parte del Partito Comunista. È giusto questo. Io ritengo che sia giusto. Ma in questo Partito Repubblicano, ecco, quante teste ci sono? C'è una linea politica, c'è una coerenza politica, c'è una dignità politica. Ecco perché qui, arrivato a questo punto, si tratta di dignità politica, signore mie. Io per le cose che sono dette, per l'articolo 28, se ancora lei usa questi termini, sono costretto a sospendere. Dignità politica, sto parlando. Siamo parlando di dignità politica. Sempre sotto il profilo politico. Sotto il profilo politico. Fare chiarezza in questa sede, anche perché
da una diatriba che è nata all'interno del Partito Comunista, che poi è passata la patata bollente nelle mani del Partito Repubblicano, ecco che vengono coinvolte le istituzioni. Arrivato a questo punto, è chiaro che in questa sede deve essere il Partito Repubblicano a chiedere in sostanza che cosa vuole da questo Consiglio Comunale, se intende far parte di questa maggioranza con questi presupposti, dato che il Partito Comunista ha dichiarato per bocca del consigliere Di Falco che scuse, anzi gli deve chiedere dal Partito Repubblicano che ha usato questo linguaggio. Del partito Silvio Pellegrini.
riferendomi al comportamento del segretario di Soglia, che diviene di momento sempre più erogante e insostenibile. Vorrei assicurarsi che d'essere più erogante e insostenibile, vorrei essere, scusate se... vorrei assicurare che l'essere scaduto delle mie stime di domatore di pulci non mi sconvolge né mi toglie la voglia di mangiare e di dormire. Mi conforta e mi dà invece la serenità il contenuto di una lettera di solidarietà inviatami dall'onorevole Santa Croce, deputato regionale del Partito Repubblicano, nella quale si esprime quella solidarietà e quella fiducia nei miei riguardi che altri hanno esitato a darmi e mi hanno concesso in sordina. Da questo documento adesso darò lettura in questa assemblea perché orecchie più educenti e più attente possano conoscerne il contenuto. Caro Renato, nell'esprimerti la mia paterna e totale solidarietà per la pressione morale subita dai soliti investitori, senza il bisogno di rinnovarti la più profonda stima non solo a titolo personale, ma del partito tutto che si stringe idealmente al tuo fianco in questa triste vicenda. Ti assicuro di essere a tua completa disposizione e mi riprometto quanto prima di poter stare con voi per continuare la nostra battaglia all'insegna della civiltà e del progresso, così come i nostri maestri ci hanno insegnato. Abbiate tutta la mia stima, vi abbraccio paternamente con affetto Enzo Santa Croce. Ecco signori, cosa fate a chi non è vero servo del potere. Ora la parola all'assessore Magnani. Apprezzamento.
nome del traffico della Repubblica, sul quale noi non abbiamo nessun problema da sollevare. Lo dicevo l'altra sera il segretario della nostra sezione, per il gruppo, compagno Zoli, che noi non abbiamo nessun problema con il traffico della Repubblica. Non gli possiamo interpretare niente, non vuol dire di rivolto, comunque la tradizione democratica, sui quali non vogliamo nessun appunto. Vorrei non appena il consigliere Casetto entra nelle file del Partito Repubblicano, non so ancora se vanno ad accettare all'interno delle file del Partito Repubblicano, viene a dire qui che non riconosce il segretario della sezione. Quindi quando abbiamo detto non perdiamo nulla, abbiamo detto la sacrosanta verità, probabilmente il problema ora ne avranno altri, in questo caso l'altra parte del Partito Repubblicano, speriamo che non si convinca da venire in qualche altro partito, perché qualche altro problema lo trasporterà altro. Ora questo è la tempra, l'uomo di cui stiamo discutendo. Ora io credo che legittimamente il Partito Comunista possa dire le cose che ha detto, perché è una concezione vera della democrazia. Se non vogliamo considerare la democrazia come mercato, cui uno può fare, può saltare da un banco all'altro dei partiti, farsi il giro sulla base di un gioco di quale stimolo, di quale concezione, dovremmo cominciare a dire che non è tollerabile in un regime democratico che uno prende i voti di un partito e poi li possa utilizzare in un altro partito. Allora noi abbiamo chiesto al consigliere Casetto che se vuole salvaguardare la sua dignità di uomo c'è una sola cosa da fare, quello deve mettere il mandato a quel partito che lo ha eletto. Dopo lui può fare tutte le scelte che vuole. Può restare repubblicano, può diventare socialdemocratico, può diventare radicale, ma non interessa. Ripeto, questo sia un atto dignitoso che tutti dovremmo chiedere, indipendentemente da quale partito oggi, a quale partito lei appartiene. Questo mi pare una questione. Ora, considerare poi l'atteggiamento del Partito Comunista, io non credo che sia stato al di fuori del terreno della democrazia, che sia stato al di fuori del terreno, come dire, della convivenza democratica, perché innanzitutto sarebbe stato corretto da parte degli altri partiti criticare questi atteggiamenti, che non sono atteggiamenti, uno può avere le proprie opinioni, può avere le proprie idee, può fare le scelte che vuole, ma questo lo può fare. Come dire, da libero cittadino, quando ha rimesso un mandato che non è suo, quando ha preso i voti che sono direttore comunista, quando ha militato un partito che è diverso da quello a quale oggi obbediente di dovere aderire. Queste sono le cose che noi abbiamo. Se poi si vuole attorno a questo non fare una posizione estremamente libera, speculare, io credo che questo non serve a nessuno, non serve a nessuno dei partiti presenti in questo Consiglio Comunale, che non dovrebbe, casomai, come dire, agevolare, sollecitare queste operazioni che sono di puro scambio, che sono operazioni di mercato, si mette in vendita e poi arriva l'offerta. Io credo che questo è una concezione mia della democrazia da parte di tutti, quantomeno questo dovrebbe essere riconosciuto. Poi che creerà più guai al Partito Repubblicano di quanto ne abbia creato evidentemente al Partito Comunista, questo appartiene alla valutazione di altri organismi e di altri partiti. Io voglio solo semplicemente ribadire ancora una volta, noi non abbiamo posto nessun appunto al Partito Repubblicano, non abbiamo offeso nessuno del Partito Repubblicano, quindi siamo pronti a testimoniare ancora una volta la nostra stima, il nostro apprezzamento degli amici repubblicani presenti in questa sala, quindi non abbiamo da avanzare la loro forza e le scuse a nessuno. Signor Sindaco, signore consigliere, io ho venuto a prendere la mia, che cosa è? Io intervengo perché sono stato chiamato in causa
perché in effetti anche alcuni interventi stimolanti mi hanno costretto a farlo, anche perché volevo fare alcune un'area di obiettivi, speriamo almeno che possano essere considerati obiettivi, considerazioni e valutazioni intorno a quello che è stato detto. Partendo dall'intervento del consigliere Mangiamelli e anche dai contenuti dell'intervento del consigliere Mangiamelli, nel senso che, ad essere sincero, il consigliere Mangiamelli, e non tanto perché io ho già fatto un complimento precedentemente allo stesso consigliere Mangiamelli, mi ha preceduto. Anche a mio parere, in effetti, si cercano con queste dibattite forse gli effetti spettacolari e non quelli positivi e costruttivi di un dibattito politico che dovrebbe privilegiare altri argomenti, altri comportamenti, altri temi, altri problemi. Purtroppo ancora questo non si riesce a capire. E non si riesce a capire perché in effetti si vuole approfittare in questi casi strumentalmente di situazioni che invece non meritano questa attenzione, non meritano questo privilegio. Tutto il rispetto si deve avere e non si può non avere per la scelta, a mio modestissimo parere, indipendentemente dalle considerazioni, dalle valutazioni e dal merito della posizione del Partito Comunista, per la scelta del consigliere Casetto. Ma io non credo che la scelta di un singolo consigliere può, da un lato, interessare in modo così passionale e intenso il lavoro di un consiglio comunale, può addirittura intaccare la omogeneità politica di una maggioranza, che a mio parere si deve reggere su altri fatti. E credo che abbia fatto bene il consigliere Mangiamelli, da un gruppo del Partito Repubblicano, a rivendicare l'autonomia seria e qualificata delle scelte delle proprie partite, e a rivendicare anche l'esigenza che questi fatti non vengano strumentalizzati, come si faceva capire appunto con il riferimento al discorso degli avvocati. Io credo quindi che, a mio modestissimo parere, intanto non bisogna concentrare l'attenzione su questi argomenti e che bisogna subito passare ad altri argomenti. Perché se è vero che la città ci giudica per i fatti e non per le parole, questa sera ci dovrebbe tutti giudicare male, perché stiamo privilegiando soltanto le parole e non stiamo assolutamente privilegiando i fatti. Io credo che i fatti si privilegiano quando, come con la precedente riunione di Consiglio Comunale, abbiamo approvato la individuazione delle aree abusive, che come tutti sanno è preliminare ed è la premessa dell'approvazione e della redazione dei piani particolari di recupero, che consentiranno di risolvere i problemi dell'abusivismo edilizio, i problemi del decoro urbanistico di alcuni quartieri che sono degradati. È vero che soltanto per questi problemi, per il modo con cui li affrontiamo e li risolviamo, dobbiamo aspettarci il giudizio critico del problema se è necessario. E questa è una società civile che deve contemporaneamente e contestualmente accettare il paragio di servizio. Per questi giudizi comunque noi dobbiamo presentarci all'elettorato, dobbiamo presentarci all'opinione pubblica, ma non per questi fatti, che possono essere relativamente importanti per le singole persone, ma non lo sono a mio parere per gli interessi reali ed effettivi della città, per la cosiddetta stessa dignità dei consiglieri comunali, dei ruoli istituzionali del Consiglio Comunale. Io non credo che in questo modo si può accrescere il grado di dignità del Consiglio Comunale, strumentalizzando in fondo lo stesso consigliere Casetto nel momento in cui in questi casi, in questo modo se ne parla. Perché a mio parere ha ragione anche in questo caso il consigliere Mangiamelli quando dice che si è maltrattato ingiustamente, cinicamente, strumentalmente il Partito Repubblicano, e si è maltrattato perché lo si è semplicemente utilizzato il consigliere Casetto. Io non so se il consigliere Casetto al riguardo ne abbia una consapevolezza precisa, ma io credo che questo sia il suo modo di maltrattare cinicamente, strumentalmente il consigliere Casetto. Per quanto mi riguarda, se posso, ripeto, svolgere una difesa d'ufficio interessata, ma in modo pagato,
e non polemico, dire che con la precedente riunione del Consiglio Comunale, a mio parere, non esistevano le condizioni dell'applicazione del cosiddetto articolo 28. Ne abbiamo parlato, quando lei ha sollevato, consigliere Sciuto, il problema dell'applicazione di questo articolo, lo abbiamo letto con il segretario generale e devo dirle molto onestamente che non ricorrevano quelle condizioni previste nello stesso articolo 28 che potevano portare alla sua applicazione, proprio per quella condizione che sottolineavo io, che in quel caso non esisteva, e c'è la richiesta da parte del consigliere Cassetto della commissione, dell'applicazione dello stesso articolo 28. Io credo tra l'altro che proprio quando la Presidente del Consiglio Comunale, al di là delle valutazioni che si possono fare, che si fanno anche questa sera quando sono state fatte, il dibattito sia stato civile e pagato, molto misurato. I contenuti possono essere condivisi, ma la forma doveva necessariamente, a mio parere, essere accettata. Non potevano essere accettate. Per quanto riguarda il lancio delle monetine, le devo dire, forse soltanto quello poteva costituire un momento di riflessione critica rispetto a quello che era accaduto. Devo dire che io ho chiesto, subito dopo, non rendendomi conto perché ero disattento, se quelle monetine erano state lanciate da consigliere comunale o dal pubblico. Ma, come dire, siamo stati in una certa misura tutti corti alla sprovvista. E comunque il dibattito è proseguito senza che ci fossero turbative, per usare la stessa parola che ha usato lei, e senza che si fosse turbato l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, come ha detto il consigliere Mastrogiano. Io il Consiglio Comunale, infatti, subito dopo, grazie anche forse a questo atteggiamento, perché avremmo potuto anche stimolare e creare gli effetti spettacolari del dibattito, ma questo lo si è voluto evitare, e lo si è voluto evitare perché proseguissero costruttivamente i lavori del Consiglio Comunale per approvare tutte quelle decisioni, tutte quelle determinazioni politiche che erano previste dall'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale. E grazie a questo atteggiamento è stato possibile portare a compimento, con eccezione della parte relativa alle interpellanze, alle interrogazioni e delle ratifiche delle giunte, l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale, grazie a questo atteggiamento, con il quale non si è offeso, a mio modestissimo parere, non si è offesa, a mio modestissimo parere, l'autorabilità del consigliere Cassetto, per ciò che riguardava, non è stato turbato l'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, e il Consiglio Comunale ha potuto lavorare costruttivamente, non nell'interesse strumentale o civico o di altro tipo dei singoli consiglieri o dei gruppi consigliari o dei partiti politici, ma nell'interesse esclusivo della città. Naturalmente di partire, non partire, è vero che ci deve essere.
di partecipare anch'io a una vicenda che, considerata dai rispettivi punti di vista, io considero penosa, nel senso che noi possiamo in questo Consiglio Comunale, dobbiamo tendere sempre a garantire soprattutto la dignità di ognuno di noi, ma soprattutto la dignità dello stesso Consiglio Comunale. Io non voglio entrare nel merito perché non potrei farlo con la serenità che l'articolo sulla libertà di un consigliere di passare da uno all'altro gruppo, nessuno credo in un regime di democrazia, in un quadro di riferimento democratico possa avere, sul metodo, sul modo che si consente, ci possono essere, proprio perché vogliamo tutelare la dignità di tutti, un dibattito su, anche sul modo di fare determinate scelte. Ma poiché mi sono riproposto di non entrare nel merito di questa questione, non voglio dire. Tra l'altro i 15 interventi che sono stati su questa questione mi pare che almeno siano andati al di là di quanto questo specifico caso mi chiedeva il tempo di questo Consiglio Comunale. Il problema va visto secondo me su un'altra ottica. Mi pare che lo dicesse il consigliere, l'assessore Ragazzi, ma anche il consigliere, l'assessore Magnano. Discutiamo in termini politici in questo Consiglio Comunale. Non strumentalizziamo vicende in questo tipo. E lo voglio dire a me stesso e non voglio che questo diventa una critica per tutti i consiglieri. Perché quando strumentalizziamo vicende di questo tipo, manchiamo di un obbligo fondamentale nei confronti nostri, nei confronti della città. Diamo il giusto peso alle cose. E il peso che questa vicenda ha avuto all'interno del Consiglio Comunale è sicuramente sproporzionato rispetto ai problemi di questa città e rispetto alle altre cose che sono state fatte. A me preme però rifare anche l'intervento del consigliere Aprimangiano. E lo voglio fare non tanto e non solo per questo episodio, ma perché credo che il confronto deve essere tra i partiti e non tra noi. È un atteggiamento che abbiamo spesso invocato da più parte in questo Consiglio.
Quindi, per tornare, comunque io non credo che ci sia qualcuno che voglia attendere a piccolo, qualche spavento magari sì. Non è, almeno per quando mi ripartono non credo di avere piacere. Ma le cose della vicino qualcuno poteva accettare. Sì, perché saranno responsabili, lo facciamo, ma anche di chi sto pedale, non ti preoccupare. Non di chi non è responsabile, sarò responsabile di chi è accettato il pedale. Quindi ringrazio delle volte. Allora,
Siamo d'accordo, signor consigliere, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Interpellanze e interrogazioni. Prego. Con l'assegnazione di 37 milioni e la nomina di organizzatrice della manifestazione.
l'associazione, la cooperativa culturale, il Trinco. Il sottoscritto interpella la signoria vostra per sapere quale criterio abbia adottato questa amministrazione per quanto riguarda l'organizzazione della manifestazione, ed altresì per sapere come verrà impiegata la somma restante di 1.026.600, poiché la stessa linea del mio importo non ha destinazione precisa, mentre è stata dettagliatamente prevista la spesa di 10.400.000. Pertanto lo strumento desidera ulteriormente conoscere per quali motivi è stata stanziata la somma di 37 milioni, anziché un'altra, considerando che la detta somma non è stata prevista per l'intera ripartizione, Si chiede pure risposta scritta che lei è stata fornita, credo. No. E allora io l'ho ripostata, prego. Signor Presidente, lei che ha dimostrato, non ha fatto altro che leggere le interpellanze che io ho presentato la settimana scorsa. Ma l'interpellanza è stata chiara. Io vorrei sapere, vorrei conoscere, per quanto riguarda il festeggiamento del carnevale, tenuto conto che nella delibera io ho letto solamente l'assegnazione per 10.400.000 lire, di cui mi ricordo come sono state assegnate. Si parlava di 6 milioni per quanto riguardava i beni dei ricavi alcolici, 2.400.000 lire per quanto riguardava i premi dei gruppi e maschere, e 2 milioni erano stati stanziati per la pubblicità. E poi volevo sapere pure con quale criterio questa amministrazione aveva scelto la cooperativa culturale di Trivio all'organizzatrice della manifestazione stessa. Mi sembra che sia molto chiara la richiesta, signor Presidente, e chiedo che lei mi fornisca anche di lucidazione. Prego, non so se lei vuole soltanto queste spiegazioni o se ne vuole altre. Se ne vuole altre, siamo anche per eventuali altre spiegazioni che chiederà a disposizione. Per quanto riguarda la delibera, posso dire che inizialmente la delibera approvata dalla Giunta Municipale prevedeva una spesa di 37 milioni, che venne genericamente indicata in delibera per l'organizzazione delle carnevale leonine. Successivamente la Commissione Provinciale di Controllo, che si deve fare proprio l'itinerario approvativo della relativa delibera, perché tutto si è chiaro, successivamente la Commissione Provinciale di Controllo ci chiede chiaramente per avere un elenco relativamente analitico delle spese presuntive che si sarebbero dovute sopportare per l'organizzazione del carnevale leonine. Noi abbiamo mandato questi chiarimenti e la delibera è stata approvata. Per quanto riguarda i beni, lei lo ha letto in delibera, la Giunta Municipale aveva deciso di indicare orientativamente una somma per l'attribuzione dei beni e con riferimento ai carri allegorici, con riferimento ai gruppi in maschera. Per quanto riguarda il compenso previsto per la cooperativa Trivio, lei lo ha detto pure. Per ciò che riguarda la scelta, ecco questo soprattutto diciamo, per ciò che riguarda la scelta della cooperativa. Questo programma dentro del carnevale leontino non è nato perché io mi sono permesso il lusso di inventarlo, ma perché è stato preliminarmente concordato con tutte le organizzazioni culturali delle città che sono state appositamente convocate per esprimere al riguardo il loro contributo. Questo programma, così concordato, è stato poi preso in considerazione dalla Giunta Municipale e fatto proprio da quest'ultima, approvato, e non è improprio parlare di affidamento dell'organizzazione delle carnevali alla cooperativa Trivio. La Giunta Municipale ha ritenuto di avvalersi per la prestazione di alcuni servizi della cooperativa culturale in Trivio. Perché? All'Etino esistono vari gruppi culturali, dall'Arci alla cooperativa del Dastudio, alla Camisena, alla cooperativa in Trivio, alla Italia Nostra e forse a qualche altro gruppo culturale che ora mi sfugge. Però, mentre gli altri gruppi sono semplicemente gruppi culturali, la cooperativa in Trivio, oltre ad essere una cooperativa, è una cooperativa di produzione e lavoro che è impegnata proprio sotto il profilo degli scopi istituzionali nella prestazione di determinati servizi, proprio
culturale che fornisce a chi le richiede, e nessuno impedisce al comune di chiedere alle cooperative, a questi gruppi, la prestazione di determinati servizi. E così ha fatto praticamente la giunta municipale, l'amministrazione comunale. Non solo, ma anche perché, a mio parere, in questi casi, sia essendo una cooperativa di produzione nuova che ha questo specifico scopo sociale di fornire servizi culturali a chi li richiede, in questi casi, a mio parere, e questo dato si dovrebbe prendere in considerazione, si possono avere maggiori garanzie sotto il profilo della trasparenza per l'amministrazione comunale e per il consiglio comunale stesso. Perché? Perché la cooperativa in questo caso deve osservare determinate leggi che non può violare, e quindi noi abbiamo la certezza, la presunta ovviamente certezza, che verrà osservata derivando la legge. Non soltanto la cooperativa avrebbe fatto lavorare alcuni disoccupati e in tempi di disoccupazione intellettuale molto intensa e diffusa, il discorso della occupazione intellettuale diventa un parere, perché uno dà la lettera in seria e attenta considerazione. Ma io desidero fare un'altra osservazione, che è questa. Per quanto riguarda il carnevale emotivo, si possono fare rilievi critici, si possono fare valutazioni, si possono esprimere osservazioni. E si possono anche accettare, come si possono eventualmente respingere, a seconda che la si pensi in un modo o la si pensi invece in modo diverso, in un altro modo. Ma non si può accettare il clima intimidatorio che si crea strumentalmente, lo dicevo strumentalmente con riferimento al fatto che riguardava il consigliere Casetto, lo ripeto ora con riferimento a maggior ragione, perché questi sono gli elementi di giudizio che noi abbiamo. Non si può ammettere, si approfitta strumentalmente di queste parti per creare un clima intimidatorio e strumentale, funzionale soltanto ad altri e diversi disegni, per creare difficoltà o, secondo alcuni, risolvere problemi che in un modo diverso non si possono risolvere. E quindi anche con questo spirito e con queste osservazioni noi abbiamo, come giunta municipale, approvato questo programma del carnevale di Mondino, e avevamo detto, e abbiamo, ve lo riconfermiamo questa sera, abbiamo detto che era un esperimento che andava sottoposto solo dopo a osservazioni, a rilievi critici, se si volevano fare osservazioni e rilievi critici, se non si sarebbero dovute fare non era necessario farlo. E quindi nessuno avrebbe vietato ai consiglieri comunali, nessuno avrebbe vietato ai partiti politici in altre sedi e, a mio parere, con modi civili e non anonimi di fare osservazioni e valutazioni che avrebbero potuto benissimo anche essere accettate e prese in considerazione per la prossima, per le future esperienze di organizzazione del carnevale. Io ne ho parlato, devo dire, hanno arrivato anche con alcuni consiglieri, perché tutto sia, come dire, trasparente e lineare, con alcuni consiglieri della Democrazia Cristiana. E mi è sembrato estremamente serio e pagato, perché si allontanano anche alcuni dubbi o si possa pensare che questo discorso del manifesto anonimo provenga dalle file della Democrazia Cristiana. Io in questo momento desidero dare testimonianza pubblica del modo civile con cui io ho discusso di questi temi e delle risposte che mi sono state date e degli orientamenti che sono stati espressi al riguardo anche dai consiglieri della Democrazia Cristiana. È ovvio, perché mi pare superfluo ripeterlo, che c'è la solidarietà di tutti i consiglieri, almeno così penso, comunque di quello che riguarda della maggioranza. Quando si affiggono questi manifesti, consigliere Fisicano, a mio parere, io credo, almeno così dovrebbe essere, che le assunzioni di responsabilità abbiano un nome e un cognome. Se io esprimo una opinione, questa opinione mi definisco cittadino onesto, se voglio essere un cittadino onesto,
questo caso particolare invece si sta continuando, non si sta adottando il metodo della linearità, della trasparenza, del confronto civile, della partecipazione democratica. Si stanno adottando altri metodi che sono estranei al confronto politico. E io credo che questi discorsi non interessino soltanto me, che sotto il profilo della trasparenza e credo anche la maggioranza non hanno nulla da temere, né da queste manifestazioni, né da altre osservazioni o valutazioni cattive o velenose che si possono fare al riguardo, perché soltanto velenose sono le valutazioni che sono state fatte fino a questo momento, e con il manifesto e con altri atti. È stata interessata l'autorità giudiziaria al riguardo, che farà le proprie indagini e accerterà se ci sono responsabilità o meno. Per quanto ci riguarda, noi dobbiamo dare risposte politiche e anche essere credibili sotto il profilo morale. Per ciò che riguarda la risposta politica, credo di essere stato chiaro. La giunta municipale e l'assessore, per conto della giunta municipale a Ramo, aveva adottato questo programma e approvato come giunta dopo averlo concordato con tutte le organizzazioni culturali della città. Alcune dopo si sono tirate indietro, altre non sono nemmeno venute agli incontri che abbiamo promosso per la definizione del programma. Il programma, non essendo affidato alla cooperativa Empirico, ma alla giunta municipale, ha ritenuto di avvalersi, essendo anche ristrettissimi i tempi che aveva a disposizione, ha ritenuto di avvalersi delle prestazioni, dei servizi che garantisce, che lo prevedono gli scopi sociali della cooperativa, la cooperativa Empirico, in modo estremamente lineare e trasparente. La cooperativa Empirico, desidero dirlo, ha lavorato intensamente, seriamente e onestamente. Ha lavorato non gestendo come qualcuno in modo interessato, strumentale e falso, ha detto i fondi del federale Empirico e del comune, perché questi fondi sono stati gestiti direttamente dal deporto comunale. Una sola lira non è passata attraverso le mani di singoli membri dell'amministrazione comunale o attraverso le mani della cooperativa Il Figlio. Grazie a questo impegno della cooperativa Il Figlio per la prima volta, le devo dire anche che si deve aggiungerlo, per precisarlo, per valorizzarlo, sono state raccolte anche oltre 3 milioni di sponsorizzazioni, cioè di contributi dei commercianti per l'organizzazione del carnevale Leonino. Si possono poi eventualmente non condividere i risultati organizzativi di questa volta, siamo qui. Probabilmente ci sarebbero stati anche altri momenti per farlo, per discutere, per ascoltare, per accettare eventualmente i rilievi, come ho detto prima, ma non si possono accettare strumentalmente, predisposamente, tendenziosamente, capziosamente tutti i modi illegittimi che si sono messi in atto per distruggere, per maltrattare l'attività politica e amministrativa di una giunta, oppure anche semplicemente per denigrare una persona, perché probabilmente forse si è trattato soltanto di questo, di denigrare una persona. Allora, a mio parere, il compito morale in questi casi dei consiglieri comunali, se i consiglieri comunali ritengono che ecco il problema, che possono essere offese e tutelati meglio i diritti, le prerogative dei consiglieri, dell'attività amministrativa, dovrebbero insorgere per questi atti, ma non per altri atti. Non soltanto, ma io ho preparato anche un elenco analitico di tutte le spese, l'ho fatto anche in circostanze, di tutte le spese che sono state sostenute per l'organizzazione del carnevale, che ora, se i consiglieri comunali vogliono, posso benissimo distribuire ai consiglieri comunali, sono 40 fotocopie già preparate e che ora i consiglieri avranno. Non soltanto, ma per la prima volta, forse, il carnevale Leontino, forse lei non lo sa, si è chiuso anche con 4 milioni di attivo. Qualcuno ha detto si sarebbero potuti anche spendere, qualcun altro ha detto forse è meglio risparmiare, qualcun altro ha detto che probabilmente si sarebbero dovuti investire diversamente. Io recito, perché è stato detto anche che la giunta municipale, prevedendo questa spesa di 37 milioni, ha sprecato i soldi dei cittadini. Io desidero dire invece, al riguardo, facendo
facendo due semplicissimi paragoni con due centri limitrofi che hanno una popolazione sicuramente inferiore alla nostra, anzi dimezzata rispetto alla nostra, che uno di Valentino per il canale Ordino ha previsto una spesa di 45 milioni, ne hanno spese 48, e il comune di Palazzuolo Agrete, dove però si deve dire c'è una tradizione diversa per canale, quindi probabilmente quella previsione di spesa è giustificata, comunque quel comune ha previsto 60 milioni inizialmente che sono stati portati dopo con la delibera successiva a 90 milioni. Per tutti gli elementi quindi e per tutte le altre valutazioni che si faranno in questo Consiglio Comunale sono a disposizione di tutti, in qualsiasi momento. Desidero aggiungere ancora che anche in questo caso probabilmente stiamo perdendo tempo, perché il carnevale è uno dei momenti della vita di una città, ma non è un momento così importante da richiedere, come sta avvenendo, un'attenzione morbosa e sproporzionata rispetto alla dimensione del problema. Lo ripeto perché ne sono convinto. La gente, l'opinione pubblica si aspetta risposte diverse dal Consiglio Comunale e non dibattiti di forza di questo tipo. Automaticamente io mi sono posto nei confronti del cittadino, nel senso che il cittadino che dice a me c'è un sacco
come dal fatto che siano stati destinati gli altri in porto. A questo punto qua, non lo so se lei è d'accordo con me, a quel punto che ha fatto prima, ha fatto per male e ha guadagnato 4 miliardi. A questo punto dovremmo fare per male al mese, con una situazione scarsa, poi ci vogliono al mese. Altra situazione, a quel punto, mi sono offeso perché la mia persona, per quanto mi ha citato un manifesto, cosa che io non ho citato, un manifesto brutto, relativo al carnevale, delle bambine, senza filmare, senza niente, con una simulazione a cui si deve fissicare. Io almeno l'ho visto sotto questo aspetto. E questa insinuazione, lei, signor vice sindaco e assessore, credo che non mi dovevo nemmeno accennare. Per un uomo che il sottoscritto ha fatto un'interpretanza e non sarei andato mai a fare un manifesto io ricordate che tra l'altro. Che il manifesto sia stato fatto bene, ma non credo che sia stato fatto dal Partito Liberale. Può che è stato fatto da parte del Partito della maggioranza stessa. Credo di essere stato chiaro in questo qualche cosa. Prendo la parola ora il consigliere Nicola. Signor Sindaco, signore consigliere, io chiedo scusa al consigliere Battiano, credo di averla chiesta prima. Non avevo avuto nessuno. Credo di averla chiesta prima. Comunque io sarò breve, rassicuro il capogruppo della Democrazia Cristiana che sarà preso. Io ho voluto intervenire su questo argomento anche perché sono stato nel mirino dei cittadini onesti. Ne spiego perché. Oggi mi è arrivata una lettera, sempre in forma anonima, è stata apposta sotto il mio negozio, dove i cittadini onesti mi ricordavano di passare e le ringrazio per questo, perché credo fino ad oggi di aver dato, diciamo così, un plenamente e non di aver dato, diciamo così, l'impressione di non avere dei travagli e dei condizionamenti da parte di nessuno, né del mio partito né da qualche altro. Perché, come l'ho detto in antesede, lo ribadisco anche in questo consiglio, credo come tutti gli altri consiglieri del resto, vivo del mio onesto lavoro. Siccome in questa lettera, ripeto, la norma, oltre al documento che diciamo, fa seguito a quel famoso manifesto di Carnevale a Paragogna, il documento fa seguito a questo manifesto anche in riferimento al dibattito che si è tenuto su Tele Notizie a proposito di questo famoso Carnevale. Il manifesto mi invitavano a leggere pubblicamente questo manifesto. Credo che sia inopportuno anche perché è stato reso pubblico dalla stessa telenotizia, oggi durante il telegiornale, e poi tanti consiglieri sono stati nello stesso modo avvisati sempre anonimamente, tutti sono a conoscenza di questo documento. Perché ho preso la parola? Ho preso la parola perché era l'unico modo per comunicare con questi anonimi cittadini onesti. Non so chi sono questi cittadini onesti, altrimenti non avrei scontato dal Consiglio Comunale per rispondere a questi signori. È l'unico modo, visto che c'è presente stasera anche la stampa delle notizie e altri giornalisti, credo. Così mi potrò rivolgere a questi signori cittadini onesti. Io non voglio difendere nessuno, anche perché poco fa ho criticato chi voleva fare la povera. Neppure il mio compagno di partito, assessore Arrano, anche perché in più di un'occasione, in un'altra occasione, l'ho contestato con una lettera pubblica, con una lettera aperta, per cui a proposito di spettacolo io ho le mie opinioni. Ho da dire che non condivido su certi aspetti l'impostazione del carnevale come è stato fatto quest'anno, che è il contenuto, ma sono mie opinioni. Per cui voglio chiarire che non voglio difendere nessuno appunto con questo, voglio dire di più, che non condivido sotto certi aspetti come è stato impostato il carnevale. Con, ad esempio, qualcuno potrebbe dire, casomai, io l'avrei visto in un altro modo. Quindi, quello che, per concludere, quello che voglio dire a questi cittadini
onesti che mi hanno, diciamo così, spinto. E li ringrazio di questa loro fiducia, cioè che mi hanno attribuito questo coraggio di poter leggere nuovamente questo documento all'interno del Consiglio. E voglio dire che non c'è nessun bavaglio, non ci sono minacce da parte di nessuno, né ripeto dal mio partito, né dagli altri partiti che formano questa maggioranza. Fino ad oggi tremo con un libro. Per cui questi cittadini onesti, se reputano che ci sono state delle illegalità, o che qualcuno abbia messo in tasca soldi che non sono i suoi, che si facciano conoscere, che mi dicono il loro nome, e loro resteranno nell'anonimato. E io, consigliere, con il quadro capogruppo del Partito Socialista, denuncerò, se ci sono persone che hanno messo in tasca soldi non loro, li denuncerò all'autorità giudiziaria. E questo credo che il coraggio che deve avere ogni consigliere, e credo che all'interno del Consiglio Comunale queste cose vanno discusse, e se ci sono dei cittadini onesti che hanno delle recriminazioni, non voglio insinuare con questo che ci siano consiglieri che hanno stilato questo manifesto, non voglio dire questo, ma il Consiglio Comunale credo che è anche uno strumento di tutti i cittadini, perché non tutti i cittadini la pensiamo nello stesso modo, e sarebbe grave se tutti la pensassero in un certo modo o se tutti ideologicamente fossero interessati su una certa linea, sarebbe grave questo. Per cui ripeto, se è quello che voglio dire a questi cittadini onesti, se ancora non penso di non aver deluso nessuno, mi si ricordava che qualcuno di loro addirittura mi aveva dato anche il loro voto, ripeto, credo ancora di non aver deluso nessuno. Chiedo scusa. Chiedo scusa, consigliere Martinez. Consigliere Martinez, sono degli anonimi. E gli anonimi mediatamente possono insinuare questo e l'altro. E a questo proposito le ricordo un'intervista fatta dal super prefetto De Francesco, che una volta, intervistato da Giuseppe Marrazzo, il giornalista del Punto che tutti conoscono, che io stimavo e stimo tuttora, Giuseppe Marrazzo gli disse che cosa ne pensava della lettera anonima. Il questore De Francesco gli rispose: se tutti questi cittadini onesti sanno che sono i delinquenti e sanno che sono i mafiosi, perché non li denunciano pubblicamente e con il loro nome e cognome, e noi li mettiamo in galera? Perché le lettere anonime non servono a niente, e a volte servono ad accusare anche degli innocenti. Per cui ripeto, e lo dico pubblicamente, se c'è qualche cittadino onesto che sa e prove certe che qualcuno si è messo in tasca soldi che non sono suoi, che me lo dica, e sarà denunciato prima più pubblicamente e poi all'autorità giudiziaria. Perché io non difendo nessun altro consigliere comunale, ma le istituzioni.
istituzione in se stessa. Perché quando si parla di democrazia, bisogna che tutti dobbiamo essere attenti e vigili a farla rispettare. Quindi, quando lei diceva poco fa, e di questo mi rammarico, visto la stima che io ho in lei, che faremmo bene a non discutere di questo problema, perché ci sono argomenti più importanti, allora lei non fa altro che dire che possiamo togliere ai consiglieri comunali quella prerogativa che è di fare l'interpellanza per poter far parte o discutere gli argomenti che l'amministrazione stessa pone. Quindi, se non ha detto questo, caro consigliere Concato, lei ha il brutto vizio di intervenire senza che volete. Quindi, no, ha detto così. Siccome ci sono argomenti più importanti che dobbiamo discutere, credo che questo discorso debba essere chiuso, perché perdiamo del tempo. Può essere che abbia interpretato male le sue parole. Io non sono il depositario della verità e voglio essere smentito qua stesso se non è vero. Siccome si diceva come poco fa si è strumentalizzato, come poco fa si è strumentalizzato un discorso di Cosetto, così si vuole strumentalizzare. No, non è questione, così si vuole strumentalizzare in generale. Ma chi è che lo strumentalizza? Il signor Tizio e il signor Caio che è seduto lì. Evitiamo. Che credo che sia un atteggiamento democratico, quello che ognuno di noi esprime qua, delle proprie opinioni. Qua siamo concessi perché un vigliacco con il quale non dice, è un ipocrita, quali sono le sue opinioni. Io devo esprimere solo esclusivamente il rammarico per non aver visto un buon festeggiamento del carnevale. Purtroppo questo qua, come posso dire, al discorso del fatto che lei diceva che a Carnevale si sono spesi dei soldi, però ci sono stati più carri allegorici, più gruppi mascherati e tante altre cose. Comunque io non voglio entrare nel merito della discussione, perché entrare nel merito forse cadremmo in discorsi che in questo Consiglio Comunale si possono fare, bisogna vedere che cosa si vuole fare. È giusto che lei giustifichi le spese perché sono state chieste da parte dei cittadini, e i cittadini rappresentano, siamo qui a rappresentare che non diventa. Se non c'è questo tipo di vigilanza, allora a questo punto non decade la funzione del consigliere comunale. Io mi rammarico ancora di un'altra cosa. Lei ha detto che preliminarmente ha concordato fra le organizzazioni culturali lo svolgersi del carnevale. Io dico ancora di più, glielo ho detto così personalmente, adesso mi consento di dirlo qua in questa sala. Io mi rammarico che ancora una volta non sono stati consultati i gruppi politici di questo Consiglio Comunale per poter dare loro un contributo fattivo e forse una possibilità di più attenta esame del discorso del carnevale. Possibilmente si dice, e credo che sia una verità accertata, che quattro occhi vanno più di due. In questo caso la possibilità di un controllo o di una mano fattiva da parte dell'opposizione costruttiva per poter risolvere un problema o per portare miglioramenti, non è che possiamo dire che avremmo migliorato, ma possibilmente qualche idea sarebbe scaturita da un dibattito. Quindi io riprovo questo, con questo non voglio fare né demagogia né vorrei urtare la suscettibilità, ma vorrei far capire che i discorsi, quando si vuole, si possono portare nelle sedi giuste e discutere nelle giuste direzioni. Mi rammarico ancora una volta per una frase che poco fa ha voluto sottolineare il consigliere fiscale. I partiti politici avrebbero potuto chiudere o chiarire in altre sedi, anziché trincerarsi dietro
consigliere, eccetera, dietro manifesti anonimi. Credo che qui dentro non si possa dire una cosa di questo genere, perché non credo che ci siano consiglieri comunali che potessero avere la velleità di fare dei manifesti, perché il consigliere comunale ha la possibilità di esprimere quanto sente in questa sede. Quindi non c'è bisogno di andare a fare manifesti, perché più manifesto del pensiero detto in questo consesso non c'è. Anche perché c'è chiarezza, dibattito e confronto. Di conseguenza, il mio discorso si vuole chiudere solo, per non prolungarmi, si vuole chiudere solo con questa riflessione. Se si vuole portare avanti un discorso di coinvolgimento delle forze politiche, un discorso che si vuole a qualsiasi costo risolvere il problema Lentini, si deve per forza coinvolgere la Democrazia Cristiana e le forze politiche che sono in questo consesso. Ringrazio consigliere Fabiano, perché c'è una parola del consigliere Martello, prego. Come chiesa,
quando discutiamo di fatti estettivi che propongono i consiglieri non certo di anonimi che non hanno neanche la forza di firmarsi. Io mi atterrei all'argomento che è l'interpretanza del consigliere delegato. Quindi gli argomenti, le lettere, i manifesti non preparati, non credo che possano essere oggetto di discussione in questo momento. Comunque, prego. Thank you.
anche altre persone, per cui abbiamo dato, secondo me, un inizio trainante per quello che sarebbe arrivato, quella tradizione di cui si è persa. Io alcune volte, anzi c'è una mia interrogazione, che pure di che vedo da solo ragazzi, in particolare al suo modo di gestire, no? Però io in questo momento mi trovo a dire che su alcune cose o sul modo di organizzare alcune cose non si può essere d'accordo. Però io devo riconoscere che la storia dei ragazzi, durante tutto il suo mandato, ha cercato di operare un radicale cambiamento nel modo di fare cultura nella nostra città. Cioè, secondo me, con la storia dei ragazzi, ah, è vero, io l'ho criticato, ma sul modo anche di vedere alcune cose. Secondo me, la storia dei ragazzi ha introdotto quello che io vorrei chiamare da fine un risorgimento culturale. E di questo adesso si manifestano anonimi, tutte le discussioni, eccetera, stanno cercando di boicottare con questo risorgimento, perché sono le persone a cui tutto questo non fa comodo. Caro consigliere Martello, superfluo ed effimero, forse è sempre una questione di punto di vista, per lei sarà del superfluo e dell'effimero, per altri sarà forse non per il futuro. E certe manifestazioni che furono anche sulle a fine d'Antrivio hanno avuto una questa mezzo di popolo, di pubblico, e anche una buona critica. Adesso non è che chiediamo superfluo e fino solo perché non mi piace una cosa, è chiaro, a me non può piacere neanche un Picasso, non darò mai dire che superfluo e fino. Thank you.
non c'è dubbio che la cittadinanza ha commentato negativamente l'esagerata spesa. All'argomento, e io sto intervenendo per ricondurre un po', l'argomento intendo dire la sua vera realtà. L'ho detto anche in notizia, e lo ripeto, per quanto riguarda le spese, avrei chiesto che l'assessore ci avesse a disposizione di voi, e quindi occorrerebbe avere la nota di tutte le spese, anche per poter rispondere particolarmente. Ma altro aspetto, al di là della spesa, è quello che io avrei chiarito che la cooperativa di Vittorio fosse stata accompagnata e confrontata almeno dalla voce dei capelli. L'operato, il lavoro fatto, che io direi quale uomo di scuola, in certo senso è immobiliabile. È immobiliabile perché hanno saputo azzeccare il tema del coinvolgimento della scuola. Ho potuto quindi seguire gli alunni della mia scuola che con interesse hanno partecipato ai lavori, quindi cultura dell'ambito della scuola, e con interesse hanno partecipato alla gara. Diciamo pure della fluidità, del caro, hanno avuto il premio, ma sono rimasti soddisfatti. Ma quello che più credo è che alle spalle di queste ragazze non solo c'erano i docenti, ma anche le famiglie. Quindi c'è stato un coinvolgimento, io oserei dire quasi totale, della cittadinanza. Quindi credo, io lo vedo l'aspetto di questo carnevale sotto due motivi. Uno è la spesa, che ognuno di noi poi guarderà e la disabilità, se per caso diceva che era partito, si controllano le spese. Ma l'altro è una fattività. Mi auguro quindi che anche il prossimo anno, che la scorta della esperienza di questo carnevale, vengono ad essere poi forti anche le scuole. Ma non così dall'assessore come lo devo ricordare. Le scuole sì, le sono state più forti, ma tardivamente. Il carnevale non avrebbe una maggiore riuscita qualora avessi il tempo per organizzarsi. Mi sentivo il dovere di fare rilevare quello che secondo me è stata la partecipazione della cittadinanza, da un lato, e dall'altro i dubbi che ha la cittadinanza sulle spese. Grazie. La ringrazio, consigliere Sciuto. Chiedo la parola al consigliere Zorro. Signor Presidente, consigliere, il dibattito che al tempo di regolamento deve essere aperto sull'interpretanza si è di fatto trasformato in una discussione intorno al merito del fatto che l'imperativo proposto dalla Giunta, intorno alla qualità delle realizzazioni congiunte, in una discussione addirittura da alcuni interventi anche sulle linee di politica culturale che devono reggere l'iniziativa dell'amministrazione comunale. Quindi io spero che mi sarà consentito anche a me intervenire, che non le conosco assolutamente fuori tema, perché io sono interpellato dei fisicati, non assolutamente niente da dire, perché mi considero totalmente soddisfatto dalla risposta. La stessa persona che mi interpellava, quindi non vorrei neanche dire soddisfatto. Però, visto che la presenza è stata talmente generosa, io pensavo che questo dibattito, a termine di regolamento, sarebbe stato necessario e giusto in sede di discussione di ratifica dell'atto che il Consiglio Comunale, in sede di un atto deliberativo vero e proprio, con cui si viene a formare un'opinione a questo Consiglio e con il quale poi si esprime concretamente, giuridicamente e amministrativamente un consenso o un dissenso intorno a un'azione amministrativa da fare l'atto deliberativo. Detto questo, abbiamo discusso con la Presidenza consigliere comunale, se con loro sono fuori tempo, le può svolgere qualche persona, spero che questo sia
Abbiamo una piena questione che è stata sollevata da alcuni rappresentanti dei partiti. Avrebbe fatto bene la Giunta a coinvolgere il capigruppo nella risoluzione, nell'impostazione, nella gestione del cardinale del ministro. Personalmente, penso che la Giunta ha fatto benissimo con un coinvolgere, ma che visto i partiti hanno un'imparenza anche eccessiva rispetto a cose sulle quali non è detto che debbano scrivere necessariamente delle competenze e rispetto alle quali possono casomai limitarsi a scrivere delle generalissime linee di intervento. Per esempio, e su questo credo di trovare il consenso anche di alcuni consiglieri romani, che avevamo l'altro giorno di parlare proprio con Battiato, intorno allo schema di deliberazione proposto per quanto riguarda la Fondazione Pisani, e un elemento comune di critica a quello schema era proprio che ci sembrava tutte e due effetti abbastanza assurdo che i partiti invadessero questo spazio che può essere invece riservato a uomini di cultura. Una parentesi lo posso fare per caso? Sempre, sempre. Volevo dire io nel discorso dei partiti che il partito non intervenisse personalmente ma potrebbe avrebbe potuto segnalare organizzazioni culturali che avrebbero dato una mano alle altre organizzazioni culturali per fare un buon carnevale. Solo questo, non che i partiti avrebbero dovuto. Non mi piace, non ho chiamato la prova, mi sono già finito. Quindi, questo di voi, se non lo avete detto, secondo me è un principio. Laddove non vi è questa assoluta necessità, sono tipiche della società, che hanno bisogno di spazio, che devono potersi esprimere, che hanno competenza maggiore rispetto ai partiti politici. Quindi su questo nessuna critica da fare all'amministrazione. Sul metodo sentito dall'assessore. Se le cose sono andate così come l'assessore ha riferito, alla fase di impostazione dell'esperienza, io non ho nessuna critica da fare se l'amministrazione ha convocato delle organizzazioni culturali esistenti, ha discusso dei contenuti culturali con queste organizzazioni e è arrivata assieme a queste alla definizione di un programma. Io credo che questo sia il metodo, se normalmente intorno a queste cose un'amministrazione democratica debba seguire. Quindi mi pare assolutamente corretto il modo di muoversi l'amministrazione culturale. Intorno alla scelta della cooperativa io la ritengo anche questa una scelta giusta. Ci troviamo in presenza, in questo caso, di una cooperativa che svolge normalmente questo lavoro, solo con le latine sempre spesso con altri piedi. Si tratta di una cooperativa che con estrema dignità e fatica nel corso di vari anni si è costruita nella nostra zona, nella nostra provincia e io direi forse anche nella nostra realtà regionale, una propria immagine, una propria competenza e un proprio spazio. Quindi nulla da dire su questo. Se l'amministrazione comunale ha ritenuto di rivolgersi a una cooperativa che lo vuole, ha fatto lì. Io ritengo che cosa giusto, perché ha tentato di collegare questo problema della spesa pubblica anche al problema della possibilità di creare occasioni di lavoro, che per le cooperative culturali sono queste. Sono i posti delle piante organiche, non sono posti di altra natura, sono le occasioni che le interruppole e i privati a volte possono offrire sul mercato culturale, sul mercato nel quale è difficile andare. Detto questo, io devo semplicemente aggiungere qualche cosa nel merito di come sono andate le cose e qual è la mia opinione intorno al avvenimenti come tipo scandalistico, prima l'esperimento semifallito delle carte da morto, dal quale l'esperimento parzialmente riuscito dei manifesti più grandi, infine queste iniziative da porta lettere insomma, che vengono distribuite messaggi ai vari consiglieri comunali da un gruppo dei cittadini da nostro tempo. Se servono queste cose, alcune consigliere, se vogliono questo interrogativo, qualcuno risponde.
possibilità di farmi interpellare, se c'è una funzione, di votare, di esprimersi in sede radicale e così via. Quindi questi manifesti non servono, perché se un consigliere comunale ha bisogno di sollecitazioni di questa natura, evidentemente ci vorrebbe presenza del consigliere comunale che quantomeno non è consapevole dei propri diritti e delle proprie possibilità all'interno del consesso in cui si è. Qualcuno ha detto che si tratta di manifesti puri, manifesti maliziosi di questo tipo. Io non uso aggettivi di questo tipo, sono soprattutto manifesti disonesti, dovuti a persone che sono intimamente e profondamente disonesti. Io credo che intanto questo dovrebbe essere un giudizio sul metodo che sia più possibile, almeno questo dovrebbe essere comune a tutti. Perché non mi piacciono, lo dico sinceramente, il modo in cui qualcuno, tutto sommato, ha potuto lanciare agli onesti qualche confortevole messaggio. Agli onesti bisogna lanciare i messaggi giusti, e cioè le azioni di questo tipo io concordo perfettissimamente con quanto diceva Cerino. Creano invece terra bruciata, impediscono la possibilità di un dibattito politico e culturale serio dal testo dei problemi. E creano invece una situazione in cui per nessuno poi è possibile operare, per nessuno poi è possibile muoversi, per nessuno è possibile creare quel terreno di confronto civile di una città invece ha profondamente bisogno. Perché sul merito, io non entro neppure, perché mi pare legittimo che abbiamo opinioni diverse. Io, il governo, altri consiglieri comunali, cittadini e altre organizzazioni culturali. Mi meraviglierebbe il contrario. Faccio profitto nel merito di come sono andate le cose, delle iniziative, di come si può fare meglio, delle scelte che si devono fare, che è cosa assolutamente giusta. Non mi convince l'ottica con cui qualcuno, all'interno ma anche all'esterno del Consiglio Comunale, guarda a iniziative di questa natura, invece le fanno trovare una condanna fermissima da parte di tutti. E io a questi mi non esprimo con decisione questa condanna, voglio ricordare un motto del nostro caro compagno Mao Zedong, il quale giustamente diceva che non sempre i nemici dei nostri nemici sono nostri nemici, sono persone che invece poi potrebbero rivelarsi anche i nostri nemici. Questo lo dico a chi anche all'esterno del Consiglio non ha avuto la capacità di riflettere oggettivamente su queste cose, e lo dico anche qui, forse travasando indebitamente un dibattito che non è di questo consesso, che comunque si parla, un'organizzazione culturale della quale ho grande stima e della quale faccio parte, lo dico per esempio all'ACI, la quale deve avere la capacità di esprimere una fermissima condanna per il metodo, per questa forma di terrorismo con cui si vuole creare veramente della pace e si elimina la possibilità di un confronto e di una discussione seria intorno a questione di questa natura. Proprio il desiderio della chiarezza, lo dico a Lacci, non lo dico a tanti consiglieri comunali, le cui ambiguità non mi sono sfuggite intorno a un tema di questa natura. Ebbene, quindi, che noi siamo su questo assolutamente chiari. Una condanna di questi metodi e deve essere un atto dovuto da parte dell'intero consiglio comunale. E non abbiamo bisogno di commissioni. Noi abbiamo bisogno di serietà nella risoluzione dei problemi, ovviamente da parte di tutti, quindi lo dico a me in primo luogo. Noi come gruppo consigliere abbiamo chiesto che l'atto di ratifica della deliberazione fosse accompagnato proprio rispetto dell'opinione pubblica di questo consesso, di un elenco minuzioso e dettagliato delle spese, di un elenco minuzioso e dettagliato delle iniziative che si sono svolte in occasione del carnevale. Io penso che abbiamo bisogno di questo. Non dobbiamo dare, non abbiamo bisogno di dare sanzioni, abbiamo la possibilità di controllare come consiglio comunale, abbiamo la possibilità di valutare i risultati della gente. E ancora una parola su questo lo dico. Io concordo pienamente con Scudo, ma questo è un grande fatto per la consigliere, è un grande fatto che altre città non hanno mai raggiunto, quello di essere stati capaci in poche settimane di costruire un rapporto significativo e importante intorno a una questione come il carnevale, ad esempio tra scuola e città. Questa è una cosa su cui tutti dovremmo riflettere. Ed è anche un segnale che deve vedere ulteriormente sviluppata la capacità di iniziativa dell'amministrazione comunale per le grandi potenzialità,
che ci sono in questo settore. Forse solo per questo fatto, ripeto, solo per questo, l'iniziativa del candidato Rondino avrebbe raggiunto risultati che andavano ben al di là delle aspettative. Ripeto, forse solo per questo motivo. Poi ci sono tutte le altre iniziative, ci sono cose che uno può vedere bene o male, che possono piacere o no, a me alcune sono piaciute, altre non sono piaciute, ma questi rientrano nella storia del gusto e nella formazione di ciascuno di noi. Non credo che il Partito Comunista si debba esprimere se vuole la serata con il liscio o se preferisce questo o quell'altro complesso. Questo lo facciamo quando facciamo le feste delle comunità e ci assumiamo personalmente la responsabilità delle scelte spettacolari. Diciamo che lì sono contento. E io questo esempio di metodo. Una condanna su un metodo che priva la nostra città, il dibattito culturale e politico, la nostra città di quel terreno che deve essere chiaro, onesto e vivace, ma onesto di persone che hanno nome e cognome, che hanno il coraggio di non vedere, che hanno il coraggio anche di dissentire. E a tutti chiedo invece di uscire da questa sorta di limbo per cui lanciamo messaggi a presunti elettori, a gente che potrebbero trovare il coraggio di impegnarsi politicamente, oppure come parlarci, secondo me sbaglio, lo faccio pubblicamente, lo dico qua, io lo faccio, che sarà lo lancio, questo, tra l'altro, che sulla base di un giudizio che riguarda altre cose, invece non riesce a trovare un terreno di confronto vero su una condanna nei confronti del vero che deve essere assolutamente chiara e assolutamente in ignoranza. Ma queste sono cose che discuteremo naturalmente in altra sede. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, io so questo che il nostro modo migliore di rispondere a questi metodi è quello di condannare urgentemente e di elevare insomma, la nostra capacità di controllo, di trasparenza e di repressione. La ringrazio, consigliere Giorgio. Mi chiedo la parola, prego. Signor Sindaco, signori consiglieri, io condivido la proposta fatta dal consigliere Vitali. Prima di tutto, perché l'amministrazione, secondo me, dovrebbe spendere soldi quando li sa spendere bene. E questo lo sappiamo tutti. Noi vediamo ogni volta i cittadini diretti non sono risparmi. Questo è quello che è l'amministrazione. Perché condivido il discorso fatto dalla Vitali Mantelli. Se lei ritiene utile rispettare questo momento per il dibattito, lo faccio pure. Se ne può fare a meno, perché devo ricordare che sono 10:30 e abbiamo appena messo mano a discutere della prima interpretazione delle messe che ne abbiamo fatto. Siccome il consigliere Zoli che parla, ci vuole dire che stasera là ci ha aggiunto un ordine del giorno in cui ha deciso. Ci interessa. Con tutto il partito, nel caso che il dato consigliere
peccato. Poi che no? Avrei veramente potuto toccare, però di questo che ho studiato
appunto vuole ancora una volta citare. Perché se fosse così, significa che questi campanelli di allarme, e io condivido quanto detto sulla natura dei documenti anonimi e dal segretario del Partito Comunista e da tutti gli altri lavoratori che mi hanno preceduto, anche perché grazie a Dio abbiamo la possibilità tutti quanti di parlare, di consigliere, di interrogare, come diceva il consigliere Mascolgiato, un po' di interpellare le associazioni, quale l'ARCI, perché mi pare di aver vista una velata allusione alla chi avrebbe confezionato questo manifesto. Mi pare che il segretario del Partito Comunista abbia voluto indicare nell'ARCI la matrice di questo manifesto. Anzi, un apprezzamento del modo come hanno lavorato su questa vicenda,
ma anche perché in questa questione specifica abbiamo inteso mettere in atto, e ce ne rendiamo conto di aver fatto una scelta difficile, in salita si potrebbe dire, un metodo nuovo di organizzare questo tipo di servizi del mondo. Siamo partiti da questa considerazione. Non ci pare giusto, non ci pare giusto, non ci pare corretto che i consiglieri comunali lavorino, organizzino i partiti, facciano nomine di consiglieri comunali per creare comitati, perché siccome qua dentro siamo tutti maggiorenni e vaccinati e alle cose che diciamo dobbiamo dare un peso, sappiamo che quando si fanno questi comitati sono l'esatta fotografia dei gruppi che sono rappresentati in questo momento e spesso creano dei problemi all'interno degli stessi partiti e spesso impediscono a questi partiti, a tutti i partiti, non faccio distinzione alcuna, di mettere in campo le competenze vere, reali, che per tipo di organizzazione di questo tipo, per iniziative di questo tipo, invece vanno messe in campo. Ecco qual è la scelta che abbiamo fatto, di affidare ad una cooperativa che ha le referenze necessarie, la serietà necessaria e la capacità necessaria, pensavamo. Dopo il risultato che abbiamo avuto in questo che avevamo, ora riteniamo che non solo le avevo, ma ce l'abbia a maggior ragione a dimostrare a questa città e a questo Consiglio Comunale che avvalerci della collaborazione del Consiglio non è stato sbagliato, ma anzi è stato estremamente positivo. E io ribadisco da questa sede, nei confronti della cooperativa del Consiglio, tutto il mio personale, credo a nome della maggioranza, apprezzamento per la fatica e per l'impegno con cui hanno lavorato. Si può discutere, si può essere d'accordo o non d'accordo. Riccardo Giola diceva benissimo, è una questione di gusto. A me piace l'Aragosta, ma a tanti non piace, ma non posso dire che l'Aragosta non è buona. Piace, certo, piace, c'è che non è. Si può dire che per quanto riguarda questa organizzazione si doveva lavorare il coinvolgimento maggiore e così via. Ma la cosa siamo tutti d'accordo? Non credo. Ma se le ho detto la cosa perché sapevo che ci fosse stato un se mi hai parlato di altro mese forse di avanti. Quindi da questo punto di vista io credo che il discorso che abbiamo fatto stasera certo è interessante, ma impegna questo Consiglio Comunale a fare bene. Il consigliere Sciu, ha posto l'elemento secondo me più importante di questa manifestazione di quest'anno, il coinvolgimento. Ed è il punto su cui abbiamo puntato, perché una festa di questo tipo non può che lavorare per noi, e questo punto, come dire, fondamentale, per coinvolgere la città. E per l'esperienza personale sua come professore, ha dato atto che non solo hanno lavorato i ragazzi, ma hanno lavorato i genitori, hanno lavorato i professori, gli insegnanti, hanno portato per la prima volta all'Entino, dopo tantissimo tempo, io non me lo ricordo, ad avere due carri per esempio nella manifestazione carriera. Certo, si può discutere che non erano i carri di Acireale, non erano quelli di Viareggio, eccetera, ma un fatto è certo. Finalmente si sono mobilitati potenziali e hanno consentito. Si può discutere anche se lo spettacolo serale andava fatto con un cantante o con l'altro, ma credete, è una scelta che volutamente l'amministrazione non ha fatto, affidando al libero. Anche per rispetto di questo tipo di rapporti abbiamo dato le indicazioni all'interno delle quali bisognava muoversi e non ci siamo permessi, sarebbe stato sbagliato, avremmo riproposto gli errori del passato, perché consentitemi un inciso, discutere come sindaco, come assessore, come consigliere comunale, con i manager con la vigente che vi propongono un complesso anziché un altro, che questo è più grave. Non credo che sia questo il ruolo di un politico, non credo che sia questo il ruolo di un consigliere comunale, di un'amministrazione. Un politico, un'amministrazione deve tracciare le linee, l'impostazione, che è quella del coinvolgimento, che è quella di una festa che faccia partecipare e che non sia necessariamente un problema. Si è detto anche questo, si è speso molto, signore consigliere, io qua davanti, la delibera dell'85, mi pare che abbiamo speso di più, se poi consideriamo che 5 di questi milioni sono andati agli istituti scolastici, che utilizzeranno per cosa mi pare che possiamo dire, e onestamente con te non saremo tutti d'accordo, ma mi sento di dire con grande onestà che questa esperienza è stata una esperienza positiva, estremamente positiva. Mi sarei aspettato l'anno scorso invece qualche grido.
politica sul carnevale, questo sì, perché abbiamo cercato di fare di più ma non abbiamo potuto, complessi che non funzionavano bene, gente che non aveva l'attenzione di fare, io l'ho vissuta sulla mia pelle queste cose, per questo non posso parlare di me. Quest'anno abbiamo fatto una scelta di privilegiare e ci siamo riusciti. Si può essere, non ripeto, d'accordo o non d'accordo sulla riuscita o sul merito, e questo è legittimo, ma certamente sul metodo deve essere detto che è stato un metodo innovativo. Anche qui, in futuro, credo che vadano ricercare non solo la competenza del figlio, ma anche le competenze che ha all'interno della città. Anche questo, gli spettacoli che sono stati fatti, si è inteso privilegiare le organizzazioni locali, i complessi e così via. Io non voglio dilungarmi su questo argomento. Dico solo che noi stasera abbiamo discusso della interpellanza del consigliere, ci ha consentito di fare un dibattito a capo su questa questione, l'impegno di questo Consiglio Comunale è di seguire questa strada, di seguire una strada che tenta di coinvolgere e di mettere a frutto tutte le potenzialità su questo e su altre questioni che all'indirizzo ci sono. E mi pare, e lo ripeto, lo voglio ribadire, che il risultato e il lavoro che ha fatto la cooperativa Eliminio è estremamente positivo. Questo è il mio giudizio. Per quanto riguarda questa questione, io credo che è interesse di tutti, salvaguardare quando parliamo di dignità del Consiglio Comunale, dignità del singolo consigliere e così via. Non lasciamoci prendere o per interessi di parte o per furbizie politiche e non lasciamoci coinvolgere dal vortice dei giudizi che non sono giudizi obiettivi e spesso ubbidiscono logiche che niente hanno a che fare con quello che approviamo, ma ad altre questioni. Sulla questione specifica, se abbiamo fatto un esame sulla questione specifica, io credo che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L'altra questione che vorrei dire è che consentitemi anche qui con grande franchezza e chiudo questo mio intervento conclusivo. A me pare che nessuno mai, non dico in questa maggioranza o in questo Consiglio Comunale, ma anche in altre occasioni, prima di questa maggioranza o io presidente di questa maggioranza, ha impedito a nessuno in questo Consiglio Comunale e in più all'interno della città di muovere critiche nei confronti degli amministratori, dei comuni politici, e questo è, come dire, l'essenza fondamentale del costume democratico, che nessuno vuole calpestare e in modo particolare questa credo che non lo comune. Parlare di cittadini onesti credo che debba fare il perdere. Non per questo episodio, ma per quello che può avvenire in futuro se noi investiamo nel questo. Perché tutelare la dignità di questo Consiglio Comunale e di ogni singolo consigliere, ma anche la professionalità di chi ha lavorato con impegno e con correttezza per non fare cattiva figura anche a costo di tanti. È un dovere di questo Consiglio Comunale. Gli uomini onesti sono coloro che soprattutto hanno la forza delle loro idee, per cui io non tengo conto né di manifesti né di volantini, perché questo Consiglio Comunale non può discutere. Vale per oggi e credo per domani, mi troverete sempre su questa posizione, a prescindere dal banco dove uno è seduto alla presidenza, l'opposizione o la maggioranza, non può discutere di lettere anonime. Io non faccio riferimento a De Francesco perché non siamo a livello che possiamo richiamare De Francesco, per carità, su queste cose. Però credo che sono delle punte velenose che fanno e che si inseriscono nel corpo della democrazia. La democrazia è reale, vera, quando ognuno può scegliere liberamente e a faccia scoperta le proprie opinioni. E l'atteggiamento democratico e la coerenza è quando ognuno si assume la responsabilità delle proprie azioni, perché questo ci consente il terreno della democrazia e questo ci consente l'essere, ci detta l'essere uomini che tengono veramente al rapporto alla democrazia. E detto questo, io credo che andiamo più in là della commissione d'inchiesta, per carità, mi sembrerebbe veramente un termine poco appropriato per una vicenda di questo tipo proposta dal consigliere Matteo. Abbiamo discusso con l'assessore Ragazzi che tutti i consiglieri comunali, tutti e 40, ne facciano o non ne facciano richiesta, abbiano tutto il carteggio del carnevale dell'Ordino, che significa delibere, osservazioni, fatture e tutto ciò che avviene a questa vicenda. Mi pare che anche
in questo atto vogliamo dare prova non solo di trasparenza, ma di non avere niente a che spartire con chi ha degli appunti da fare, e consegniamo questo materiale a tutti i consiglieri comunali. E ne facciamo un uso che voglio, la stampa, la televisione, tutto, perché riteniamo che su questa vicenda, su questa questione, siamo stati e abbiamo lavorato perché si sia il massimo della trasparenza, e i risultati che abbiamo ottenuto, perché abbiamo mantenuto meno pieni della correttezza, della serietà, del rapporto, del coinvolgimento il più possibile, non solo di chi ha fatto questo lavoro come la Corte del Consiglio, ma anche la città. E a questo punto io credo che questa vicenda possa considerarsi, non dico tutta, che è al patrimonio del riparto di questo Consiglio Comunale, ma certamente, come dire, una vicenda che non può essere considerata negativa per la vita di questo Consiglio Comunale, ma estremamente positiva per le cose che diciamo. E quindi ringrazio il consigliere Ossola Fisicata per aver stimolato con la sua interferenza questo dibattito. Può dirsi o non dirsi soddisfatto, questo attiene alla propria, come dire, al proprio ruolo di consigliere comunale. Per quanto mi riguarda, che lo ribadisco, sono soddisfatto dell'andamento della cattedrale del Comunino per una spesa che non è stata superiore agli altri anni e per il meno nuovo, e invito i consiglieri a riflettere soprattutto su questo punto, perché mi pare l'elemento più importante, il metodo nuovo che abbiamo voluto instaurare per quanto riguarda la manifestazione di questo libro. Allora, no, io mi pare, se non ci sono obiezioni, mi sentirei di fare una proposta che mi pare stata avanzata, anche se non ufficialmente, dal consigliere Isopia, di ratificare già in questa fase la delibera del carnevale comune. Se sorgono obiezioni, vi facciamo seguire l'iter. Ma io proporrei, se siamo d'accordo. Va bene, allora, implicitamente, allora visto che questa proposta non viene né formulata né raccolta, io la ritiro e passiamo all'altro punto. Implicita, mi sembrava di capire che dal corso del dibattito, dalle dichiarazioni che ci sono state e così via, non solo da parte della maggioranza, ma anche dall'opposizione. Andiamo a fare un dibattito, voglio dire, abbastanza completo. Se è consiglio come viene, allora dovrà essere. Io questa proposta, se siamo d'accordo, la prenderiamo e la modificata, perché non vorrei che quando siamo in tempo di ratifica ci abbiamo un dibattito su questa delibera, perdiamo anche per ora. Anche perché gli stessi pari di luce si devono essere portati alle vittime.
delle piazze. Per quale motivo si trovano le braccia di luce? Perché io perché intervenite con le braccia di luce come nelle piazze vicine. Le interpellanze 18-11, 1915, il consigliere che fa la parola. Per quanto riguarda queste interpellanze, devo riferire al consiglio che l'inconveniente dei parchi in mezzo alla strada è stato risolto e che già praticamente sono state sistemate in zona più idonea. Per quanto riguarda poi il problema perché gli stessi fari di luce devono essere spostati nelle piazze, c'è il motivo per cui che si è verificato che questi fari furono messi con un progetto dell'amministrazione comunale, dopo quando si è passata la sistemazione delle piazze e delle strade di via del Piso e di Corretto d'Arte, così come ora per esempio sta capitando, e sicuramente si dovrà procedere anche nella costruzione di alcune cooperative che avevano una certa applicazione, ora devono essere spostate, sono state spostate. Poi per quanto riguarda per cui si trovano a due bracci e non a tre bracci come in tutto l'altro l'altra zona, interpellati il direttore dei lavori ci ha riferito che la motivazione che in quella zona lì una cosa a due bracci era che stavano essendo intorno nel terzo braccio, così c'è stato detto, quindi insomma non possiamo andare a prendere altro di questo, che per contrario non era stato messo perché andava a finire vicino alle due zone. Però per quanto riguarda poi il progetto finale, il pagamento è stato fatto per esempio non per tre braccia così come era nel primo tipo di spesa, ma per due braccia. Quindi insomma, il salto finale era stato fatto per due braccia. Questo è quando ci ha seguito il direttore di lavoro e che noi abbiamo preso in un secondo tempo, quando non eravamo per aprire all'amministrazione o il nostro fatto di forma. Questo è quanto da riferire al consiglio di alta cittadinanza.
quasi di fare una presentazione.